Non se ne da scendere niente. No, che pesa che no, c'è una soldatina. Grazie del signore. Come che la dobbiamo fare? Non c'è Franco Davide che parla da Monei. Andiamo a pigliare un furgone così, che non appena alziamo, tiriamo un carro alle cose. Ma dopo c'è la macchina sul parco. Questo non è la macchina sul parco. C'è quanto? Sì, ma io ne capisco come ne va a pigliare.
Uno, due, tre! Sì, non è la macchina. Sopra la spalla. Il carrello la metto in prima, poi sempre sopra la spalla. Fermi! Ah, il carrello è arrivato. Passare giù da terra, Ignazio? Franchi? Franchi? Qua ci siamo, qua ci siamo. Via! Sì. Dai, come girare a sinistra? Grazie. Ehi, ciao Bastiano. Sei bravo, giriamo, giriamo Ciccio, giriamo. Ora sì. Via. Abbassiamo, calo piano.
Dentro il portico, e allora passiamolo da gioco, Franco! No, Franco, stiamo passando in giù porto. Del bicentenario della sua fondazione, di esprimere con le sue famiglie e i suoi presbiteri tenerezza e accoglienza. Porto nella vita. Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, soffio di vita e sorgente inesauribile dell'amore fedele, riscatta e rendi sempre nuovi i legati delle nostre famiglie, suscita continuamente riconciliazione e perdono, attrazione reciproca e passione d'amore. E vari e quei frutti di amore, di gioia, di pace, vissuti e alimentati. E risuona la parola e grembo dell'amore, porta nelle nostre famiglie benedizione e pace, e alla nostra Chiesa concedi di essere come Maria, madre che genera Cristo nel cuore degli uomini e nei solchi della storia. Consacrati al Signore, diventi al servizio della Chiesa e dei fratelli. E nel guardare ad altri uno capisce, ecco, vorrei essere come lui, vorrei avere quella stessa certezza, e se questa certezza nasce verso e chiaramente non si esaurisce in una scelta, non si esaurisce in una puntata, ma è una coscienza che cresce, una cura del piano. Io sono al 4 anni di seminario e in 4 anni tante cose sono cambiate, tante cose sono cresciute in me, in questa coscienza di che mi porta ad andare avanti. E quando poi una scelta del genere va in una famiglia, tante volte diventa difficile accogliere con gioia questa notizia. Io devo dire che, a parte la perplessità iniziale, ma come è giusto che sia, perché i genitori hanno comunque l'ansia di vedere realizzati i propri figli, di vederli felici, di vederli contenti, e dopo le perplessità iniziali devo dire che la mia famiglia non mi ha mai ostacolato, anzi, mi hanno sempre incoraggiato a fare la scelta che... Qualcuno c'è, sì! Assone San Giorgio, benvenuti pure a voi. Troina. Salvatore Lomotrico, per averci fatto sussurrare parole d'amore anche con il canto, facciamogli un applauso. Grazie. Marcia, ci sei? Adesso chi ci presenti? Sono di nuovo qui nella compagnia, facciamo accomodare i nostri ospiti. Guardate, c'è Vincenzo, anche lui finalista della
di raccontarsi come è successo, come è andato, quello che si pensa di fare nel domani. Significa veramente cercare di fare propria la vita dell'altro. Allora, come diceva lei, noi siamo sicuramente diversi come famiglie di provenienza, come abitudini, culture. Noi facciamo due lavori sicuramente interessanti, però anche completamente diversi. Io faccio l'astronomo di professione, lavoro in un osservatorio astrofisico. Lei fa l'archeologa, quindi si interessa soprattutto delle cose della terra. E per dire qualche cosa proprio di concreto, per esempio, io sono un tipo che è stato abituato a fare le cose. Della vita di corpo di un giorno in quanto voce, questo cosa significa che questo si introduce? Significa un po' quello che diceva la gente, che è perso, noi diciamo questa condizione di italiano. Viviamo una vita ricca anche con tanti impegni di lavoro, nella chiesa, nelle realtà. Va bene, ma va bene. Thank you.
pace sia con voi. Eminenza carissima, siamo contenti di averla con noi. La sua presenza è preziosa e la sua parola ha già arricchito e arricchirà ancora la gioia di questo popolo. Lei con i suoi studi, con i suoi approfondimenti teologici e ancora con la sua esperienza di pastore ha posto lo sguardo sulla famiglia, che in un suo testo ha voluto definire divina somiglianza. La famiglia è il perno di ogni azione pastorale. Come lei ben sa, ho scritto la lettera pastorale per questo anno bicentenario con un titolo a me molto caro, Il volto dell'amata. E il volto di questa amata vogliamo oggi esprimere, e per questa amata vogliamo pregare. Vorrei sottolineare quattro sfaccettature di questo volto. Il primo, e direi il più bello, è il volto sponsale. Amata è il primo nome che svela l'identità della nostra Chiesa. Essa si comprende solo dentro il vortice dell'amore di Dio che la avvolge e la trasforma. Tuo sposo è il tuo creatore. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, ma sarai chiamata mia gioia. Il Signore troverà in te la sua delizia, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo figlio, il tuo Dio, gioirà per te. Ti rinnoverà con il suo amore. La nostra Chiesa è e rimane amata. Il suo fondamento, la sua rupe è il suo Signore. Per questo non può non abbandonarsi fiduciosa tra le sue braccia. Ogni volta che la nostra Chiesa ritornerà alla fonte del suo amore, rifiorirà nello splendore della sua bellezza. E poi il volto gioioso. Siamo consapevoli e contenti di ciò che Dio sta scrivendo nella nostra storia, pur tra le tante nostre fragilità. È stato celebrato un sinodo che nella memoria di quanti l'hanno vissuto e nelle sue costituzioni è una pietra miliare, proprio ieri il decennale della sua conclusione. Ci siamo poi scommessi sulla missione e abbiamo avuto laici che si sono messi in gioco con passione e audacia. L'incontro che poco fa ha vissuto in cattedrale ne è stata l'espressione. Provi ad immaginare dietro i volti di quegli accompagnatori altri 15-20 coppie per ogni gruppo, molte delle quali sono ora qui presenti. E vado raccogliendo testimonianze consolanti, gioiose e positive su questi percorsi. C'è dinamismo nella nostra Chiesa. Le missioni che abbiamo celebrato e i percorsi di tipo catecumenale che abbiamo avviato per ragazzi, adulti, fidanzati e famiglie raccontano di esperienze belle, significative e coinvolgenti. Volto sponsale, volto gioioso, volto sofferente. Eminenza, il nostro territorio subisce continuamente violenza, silenziosa sì, ma sempre violenza. Presidi importanti per un territorio il cui sistema viario è fatiscente, come ospedali, tribunale, carcere, si vanno assottigliando o vengono chiusi. I giovani sono costretti ad andare via, che se fosse una scelta di libertà nessun problema, ma costretti ad andare è violenza.
sono in affanno perché mancano collegamenti essenziali e dignitosi. La Chiesa diocesana ha provato ad alzare la voce, continua a stimolare la speranza e a sostenere l'unità. Questi 200 anni hanno segnato indelebilmente tutte le cittadine e le parrocchie della nostra diocesi, creando legami attraverso percorsi pastorali che portano a praticare la comunione e la solidarietà. La nostra Chiesa, pur nella periferia montagnosa dell'isola, è vista come baluardo e punto di unità e di identità tra il popolo. Unica risorsa in questa periferia abbandonata del centro della Sicilia. I cittadini temono anche l'abbandono della Chiesa, ma questo non avviene perché la diocesi è viva, i preti con le comunità parrocchiali tessono continuamente servizi e comunioni. Colgo l'occasione per dire ai miei sacerdoti la mia più profonda gratitudine per la condivisione delle responsabilità pastorali, per la fraternità di cui mi onorate e per la comunione che stimoliamo per un cammino insieme. E in ultimo il volto della prossimità. Quante volte ti senti dire, se non ci fosse la Chiesa, chi si prenderebbe cura dei poveri? Chi promuoverebbe piccole imprese con il progetto Policoro? Chi si sta occupando di offrire una casa, almeno una per parrocchia, a famiglie povere? Chi rimane accanto nei momenti della malattia e del dolore? Anche la scelta di aprire il tribunale ecclesiastico in diocesi è un grande segno di prossimità. C'è un lavoro nascosto nelle Caritas parrocchiali e nella Caritas diocesana. C'è un volontariato vivace che si prende cura, accompagna e sostiene. Questa è la direttrice di marcia della nostra Chiesa per il prossimo anno. Sentieri di prossimità. Di questa prossimità i diaconi, che ringrazio per il loro servizio, sono chiamati ad esserne degno e visibile, in segno visibile e incarnato. Contempliamo il volto della Madre. Amiamo la nostra Chiesa, adorniamola con la nostra tenerezza, con il nostro impegno e la nostra dedizione. E ora vorrei dire un grande grazie che abbracci tutti, tutti indistintamente. Il sindaco di Nicosia, gli altri sindaci, le autorità civili e militari, i volontari tantissimi che si sono prodigati in tutti i modi per la celebrazione di questo evento, grazie ai religiosi e alle consacrate, grazie ai disabili per la loro presenza, grazie a Monsignor Zandito, già vescovo di Patti, con cui condivido le radici argentine e che in questi giorni si trova a Torino per predicare gli esercizi spirituali alle volontarie. Grazie a tutti e un grande abbraccio che vi avvolge e ci va l'unico corpo di Cristo, che è la Chiesa, che è la Madre. Degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Thank you.
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. La sapienza e la forza del tuo spirito, perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro del Re. Un giorno Eliseo passava da Su, dove c'era un'illustre donna che lo tratteneva a mangiare. Mi sento, tutte le volte che passava, mi fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto. Eliseo disse a Gesi, suo servo: che cosa si può fare per lei? Gesi disse: purtroppo lei non ha un figlio, il suo marito è vecchio. Eliseo disse: chiamala. La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia. Parole di Dio.
Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutti. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Eccellenza Reverendissima,
cari confratelli, vescovo, sacerdoti e religiosi, distinte autorità civili e militari, carissimi fratelli e sorelle amati dal Signore, permettetemi di rivolgere il mio più sentito e cordiale saluto a voi tutti che siete riuniti in gran numero per celebrare con fede e con giubilo il bicentenario di fondazione della vostra amata diocesi di Nicosia. In questa fausta ricorrenza vi apprestate a concludere una tappa importante del vostro cammino ecclesiale, caratterizzato dalla missione alle famiglie della diocesi, con un'esperienza di annuncio e di fraternità che vi ha portati a riscoprire la bellezza dell'amore e il e del sacramento del matrimonio. La vostra corale e sentita partecipazione in questa splendida piazza testimonia la presenza dello Spirito Santo che è all'opera e la vostra generosa adesione alla sua azione per ridire ancora una volta le meraviglie che Egli ha operato nella vostra vita di cristiani segnati dal suo sigillo e di consacrati mediante il sì che molti di voi hanno proferito nel giorno in cui avete celebrato il sacramento del matrimonio. Spesso, purtroppo, si assiste tristemente che fattori esterni e materiali come l'alto tasso di disoccupazione e il lavoro precario contribuiscono all'allontanamento del progetto di vita matrimoniale da parte di molti giovani coppie, per stili di vita e di condivisioni provvisori e in sé fragili. Il mio rendimento di grazie al Signore, assieme al mio personale incoraggiamento, è per voi, cari fratelli e sorelle, che tra molte prove di ogni giorno, rese ancora più difficili per la crisi economico-occupazionale che affligge la vostra cara terra siciliana, rimanete saldi nella fede e ancorati ai valori dell'ospitalità, della condivisione, dell'onestà, del sacrificio e della costanza nel duro lavoro che quotidianamente affrontate con dignità, a testa alta, per amore dei vostri cari, per il vostro futuro e per il progresso sociale dell'intera comunità nicosiana. Papa Pio VII, nell'ambito del piano di ampliamento della diocesi in Sicilia, eresse canonicamente questa diocesi di Nicosia il 17 marzo 1817 con la bolla Superadita Diei, con lo smembramento di parte del territorio dell'arcidiocesi di Messina e sottoponendola come sua diocesi suffraganea, affidando la cura pastorale al primo vescovo, Monsignor Gaetano Maria Avarna di Messina, elevando la chiesa San Nicolò di Bari a cattedrale della diocesi, ponendo sotto il celeste patrocinio dello stesso Santo Vescovo di Mira l'intera diocesi di Nicosia. Da allora 14 vescovi si sono avvicendati nella successione apostolica. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, proclamate
le grandezze di Dio che vi ha chiamato dalle tenebre all'ammirabile sua luce. Ecco, racchiuse in poche parole del canto al Vangelo, la missione della vostra e di tutta comunità diocesana: proclamare le grandezze del Dio amore, la cui luce si riverbera nella vita e nella testimonianza del suo popolo santo. In questi 200 anni di storia, la Chiesa nicosiana, posta nell'entroterra della Sicilia, in costante ascolto della voce del suo Signore, è stata illuminata e sostenuta dalla testimonianza e dallo zelo apostolico di buona parte dei suoi generosi pastori succedutisi in questa sede. Molti sacerdoti religiosi e religiose si sono dedicati totalmente alla predicazione e all'apostolato. Diversi sono stati gli obiettivi pastorali raggiunti da questa comunità diocesana, rispondendo con sollecitudine alle sfide e alle necessità che le contingenze storiche hanno richiesto. Di questa preziosa opera rimane l'attaccamento ai valori della tradizione popolare, all'ammirevole devozione alla Madre del Signore e alla venerazione dei Santi Filippo di Agira, San Luca Casali da Nicosia, San Silvestro da Troina e San Felice da Nicosia, che hanno vissuto e santificato con la loro presenza questa terra. È significativo ricordare in questo momento il Sinodo diocesano del 2007, che ha anticipato in qualche modo la chiamata di Papa Francesco a sviluppare una coscienza sinodale, cioè una consapevolezza di dover camminare insieme nell'ubbidienza alla parola di Dio, nella fraternità e nella ricerca condivisa dei mezzi migliori per rispondere alle sfide del nostro tempo. Tra i vari punti importanti trattati vi è stato quello riguardante la famiglia, quale mistero di unità a immagine della Santissima Trinità. In comunione con i suggerimenti della Conferenza Episcopale Italiana e in profonda sintonia con gli ultimi sviluppi dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, in questi anni il tema della famiglia è sempre stato seguito con vivo interesse, dando vita a programmi di vario genere, come ad esempio i corsi per lo sviluppo e la maturazione della spiritualità familiare e per la formazione degli operatori di questo specifico settore. Sono particolarmente lieto di constatare l'importanza data a questa tematica proprio nel contesto del vostro anno giubilare. Le letture di questa 13ª domenica del tempo ordinario trattano dell'importanza di stabilire rapporti di vera fraternità e di generoso servizio, passando oltre le problematiche della vita, superando i limiti e limitanti legami umani, puntando alla santità, misura alta della vita cristiana ordinaria. Tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione della santità, come ha indicato a tutta la Chiesa San Giovanni Paolo II a conclusione del grande giubileo del 2000. La missione di una comunità diocesana
il mezzo alla società e di rendere testimonianza a Cristo risorto, volto luminoso del Padre misericordioso, mediante l'attenzione alla santità nell'amore che torna ad essere luce e speranza per il mondo. Queste letture che l'odierna liturgia ci propone possono dare un importante. Queste parole così forti ed esigenti non ci invitano al disprezzo del mondo e delle persone, al contrario, esse vogliono aiutarci a comprendere dove si trova la vera gioia e a mettere tutte le persone che amiamo con le nostre forze al giusto posto nella scala dei valori, senza tuttavia farli diventare per noi un assoluto. Solo il Signore è quel assoluto capace di donarci la gioia e la libertà vere, tanto da poter proclamare con il salmista: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Dall'ascolto delle parole del Vangelo ci viene il monito di amare il Signore al di sopra di ogni altra cosa e più di ogni altra creatura, di fare esclusivo affidamento alla Sua parola, che è parola di vita eterna, capace di trasfigurare i rapporti umani in occasioni di autentica fraternità che ha la sua origine nel battesimo. Se vogliamo prestare il nostro efficace servizio ai fratelli e alle sorelle che incontriamo lungo il nostro cammino qui su questa terra, dobbiamo imparare a farlo mettendo il Signore e la sua parola al primo posto nella nostra vita. In questo consiste la vera libertà e la vera gioia, capaci di infondere nuova linfa ai rapporti personali e comunitari, alle volte segnati dalla crisi, dalla sterilità e dalla troppa superficialità. Ciò che conta veramente nella vita del credente non si basa sull'aver avuto una vita di successo e di soddisfazioni mondane, ma di aver scelto ciò che più conta e che non gli verrà mai tolto: l'ascolto della parola del Signore che ci rende i suoi veri discepoli e che ci permette di vivere nella presenza di Dio e al suo servizio. E se il Signore, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, ha gradito l'ospitalità riservata al profeta Eliseo, donando come ricompensa la vita al grembo di quella donna, tanto più con il sacramento del battesimo, il Padre, senza nostro merito, ci ha messo in grado di partecipare alla vita divina di Cristo per agire come Lui ha agito, amando come Lui ha amato, con gli stessi suoi sentimenti di cui parla l'Apostolo Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Il cristiano, attraverso la partecipazione ai sacramenti e nell'ascolto della parola di
questo sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Amen. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cena allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E di faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola, San Felice e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e l'amore la tua Chiesa per l'Eternità sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il
nostro vescovo Salvatore, vescovo Marco, collegio di Stefano, tutto il clero per il popolo che puoi vedere. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno la morte e ci partecipi della sua vita eterna. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Chiedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre la tua gloria, Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Libera, Signore, sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Thank you.
Ma no, tocca stare scendendo. Ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Amen. Per questa sua presenza qui in mezzo a noi, sono stati due giorni. Di questo gliene rendiamo grazie e siamo contenti di averla avuta in mezzo a noi. Grazie Padre Ignazio per questa presenza preziosa e bella in mezzo a noi. Io vorrei dire di nuovo grazie a tutti. E che cosa succede? Che poi magari ti diventi uno e non è. I vostri volti sono stupendi. Io vi guardo, vi colloco, vi rimando ai vostri paesi e ricordo ancora le esperienze vissute là e sono momenti molto belli e molto significativi. Grazie per essere stati qui in questa piazza. Eravamo più occupati per il caldo, siamo stati costretti un po' a stringere un fondantino di gioia. Grazie a tutti i volontari che si sono spesi immensamente per questo evento, per preparare questo evento. Grazie alla pastorale familiare per il coordinamento di tutte le attività che riguardavano le famiglie. Grazie ai cori che hanno cantato insieme. Disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo e i vostri cuori. Vi colmi fede, speranza e carità, ricca di opere buone. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
ce l'ha Ivan che se ne va. Thank you.
Spirito.